Ciao, allora, sono appena tornata a casa e ho trovato la glossy box di gennaio, penso. La spacchettiamo insieme. Gennaio, penso, perché non ho capito se è quella di San Valentino o quella di... Scusate il rumore. Vediamo, la stiamo spacchettando proprio. È rossa, secondo me è quella di San Valentino. Vediamo, vediamo. Sì, è rossa, è quella di San Valentino, dai. Allora, la spacchettiamo insieme. È quella di San Valentino, non ci sono dubbi. Ah, però, allora, su Facebook avevano scritto che aprivano un contest. Infatti qui dice: posta una foto sulla nostra pagina Facebook e ricevi una glossy box mashup da 8 prodotti in regalo. E beh, questo si fa sicuramente. Ah, come partecipare? Basta pubblicare una foto sulla pagina Facebook e la foto della box è appena ricevuto o conservato, un make-up realizzato con i prodotti trovati, un pensiero dolce, una nail art, la foto del vostro ultimo hairstyle o più semplicemente una foto di te con la tua glossy box. Vogliamo vedere i vostri sorrisi, unico limite è la tua creatività. Beh, dai, carino. Sì, questo vabbè, si può fare. Poi dentro c'è una frase di San Valentino. E i pensieri delle acquirenti delle glossy box. Vabbè, insomma, e questa è la prima cosa che si trova dentro. Poi l'apriamo, fiocchetto rosso, vediamo cosa hanno pensato per San Valentino. Scusate se io guardo di là, ma ho la fotocamera, ho la videocamera nuova e quindi sono ancora un po' non capace, come al solito. Scelti per voi, petali di sapone, eleganti petali di sapone che sprigionano un intenso profumo e si sciolgono a contatto con l'acqua. Chloé Signature, la donna Chloé, vabbè, il profumo, spregiudicata, bla bla. Ecco, primo bigliettino. Cioè, questo se le faccio vedere. Oh, questo si possono fare, si può fare qualcosa, però se le vede il mio gatto, queste, cioè. Ha un profumo, allora, proprio la sensazione appena aperta è il profumo meraviglioso. È un profumo. Sono i petali. Ma che bello! Ci sono una cifra di piume! Cioè, con questo ci si deve per forza fare qualcosa, cioè. Eh? Se le metti sul vabbè, insomma, tutte queste spiumette. Allora, eccoli i petali. Beh, carine queste due roselline. Sono i petali di sapone che diceva. Hanno anche un profumo delizioso, delicato. Poi qui mi cadrà tutto. Profumino di Chloé. Allora, io con i profumi ho dei gusti particolari, ho un olfatto particolare, per cui devo semplicemente dire sulla pagina, se ritroverò la pagina, che non voglio più ricevere campioncini di profumo, non perché comunque te li regalano sempre in profumeria, insomma, non più delle volte, però. Beh, non è male, eh. Vediamo se c'è scritta la. Ah, non ti dà la durata qua del. Non mi dà la durata del video. Vabbè. Rosa aterciopelada,
Ah certo, sto leggendo in spagnolo. Femminile, naturale, sexy e chic. A tercio pelada, però non so neanche cosa. Rose poudre rose. Rosa polverosa. Però è buono. Non è. Cioè, non. Vabbè, passiamo alle altre cose. Più. Un rossetto, ragazzi. Glossy pink. Ah, proprio della Glossy Box. Vero. Metterà a fuoco? Sì. Yeah. La super videocamera che mette a fuoco. Ci sono le piume. Carino, è un rosa malva, rosa antico. Nude. Aranciato anche un po'. Sì, vabbè, che posizione scelgo per. Diciamolo qua, va. Se stessi ferma, poi metterebbe a fuoco anche prima, ma la mia mano trema. Non poco. Ma rimetti a fuoco me? Vediamo. Ma questa luce non si vede una mazza. Però è un colore portabilissimo. Proprio nude, naturale. Ma è bello! Non è male, non si vede. È leggermente, leggermente shimmer, ma proprio lievemente. È un bel colore, portabilissimo. Bisogna vedere la durata, insomma. Però è carino, dai. Io credo che sia un omaggio Glossy Box. Glossy Pink. È carino, molto delicato anche questo. Come i petali. Day Cream. Synergy of Swiss Plants Extract and Essential Spa Swiss Complex. Vabbè, una crema da giorno. Un campioncino proprio micro. Da 5 grammi. Oh, gli ingredienti non li metterò mai a fuoco, soprattutto se io non sto ferma. Qua, non so cosa si vede, tanto io non ci vedo per cui. È una crema da giorno, credo. Vediamo. Sì, qui c'è il. È una. Credo sia una. Ah, ecco, formulazione di sfera trattamento. Idratazione ed emollienza. Costituisce un'ottima base per il trucco, aiuta a contrastare i segni del tempo, proteggere dalle aggressioni esterne, restituendo distensione, bellezza e luminosità. Applicare sul viso e il collo. Ingredienti funzionali: Spa Swiss Complex, estratto di ibisco, sfere di acido ialuronico, filtri UV, ceramidi, olio di argano, olio di rosa moschetta e betaina da barbabietola. Perché c'è tutto il, ovviamente, no? Com'è che si chiama? Debian, non so come si chiama in italiano. Non lo so, vabbè, questo affare qua con tutti i prodotti, le cose. Non la conosco, Spa Swiss. Smalto. Che strano colore. Della Gerards. Allora. Vabbè, parliamo poi dopo della Glossy Box di smalto e non c'è scritto il colore. O quantomeno io non. Il 3. Ed è un perlatino bianco sporco con dei glitter, micro glitter azzurri. È molto liquido. Sì, vabbè. Guarda, forse si vede là. Ecco, guarda, guarda. È molto iridescente. Questa è l'iridescenza. Però è liquido. Della Gerards. Vabbè, adesso io lo smalto ce l'ho su, per cui non. Però.
mi sembra molto liquido. A me la crema, devo dire, è la crema idratante, ho detto che ne parlo dopo. Poi, la crema per il corpo uguale al profumino praticamente. Oh, che carina. Dai, carina. Vabbè, c'è scritto Chloé qua, non si vedrà mai. Una colonna, cos'è? Senso profumo, penso. Sì. Ma una crema per il corpo, giustamente. 30 ml, c'è più di questa che è 5. Che è più di questa che è 5. Questo ci piace. Ci piace la confezione. Figue Rouge Balm 100% organic sweet geranium leaf face and body balm. Ah, però un balsamo. Apriamo. La lotta. Ha un profumo buono. Sì, è una profuma. È un balsamo labbra, corpo e viso. Vabbè, no, io sul viso se mi metto sta roba qua. Organico, protegge la tua pelle contro la secchezza. Vabbè, virtù nutrienti e opacizzanti. No, comunque la scatolina è qualcosa di meraviglioso. Poi non so come sia il prodotto. Anzi, lo proverò sicuramente questo. Anzi, sono felice di averlo. Metti a fuoco. Mettilo a fuoco. Oh. Io sono. C'ho la tremarella. In questo periodo ho le labbra secchissime, per cui sono contento. Piume di struzzo da tutte le parti, piume, piume. Veramente una cifra di piume. E questo è quello che c'è dentro, perché poi c'è la carta solita, che va direttamente nel cestino, perché sennò poi. Me ne è caduta 80 kg fuori. Allora, invece, no, vabbè, quindi ricapitolando. Petali e rossetto sono un regalo della Glossy Box. Poi, quindi dentro la Glossy Box effettivamente nei nostri 14 euro c'è la crema per il corpo di Chloé. Il profumino, che però questo, ma sono io che gli devo dire di non mandarmene più queste cose. La taglia intera di Gerhardt's, questo perlatino, latte perlato, bianco perlato, iridescente, guarda, si vede proprio che è iridescente, carino. Questo piacerebbe molto a una ragazza, vabbè. Questo che non so assolutamente, Fixer Rouge. Fichi rose? Fichi rossi, fichi rossi, fichi rossi. Che non so assolutamente, però mi piace, penso che lo proverò sicuramente alle labbra secche, l'ho già detto, sono un Alzheimer pure. E questa crema da giorno, che insomma, comunque, proviamola. Trattamento della Spa Svizzera. In regalo invece, oltre a tipo 10 piume, forse sono bellissime, ci farò sicuramente qualcosa, me le attacco, non lo so, vabbè, oppure ci faccio un coso per il mio gatto. Questo rossettino Glossy Pink in regalo dai Glossy Team, che non mette a fuoco, vabbè, l'avete visto prima, e
Mi piace il colore. Poi è abbastanza idratante, almeno al momento così non, ancora non me le ha seccate. E questi due petali che fanno un profumo buonissimo. Poi dai, sono carine, queste vanno usate. Allora, per quanto riguarda la Glossy Box di Natale, io non è che mi lamento assolutamente, mi lamento semplicemente del profumo, ma è uno sbaglio mio cioè il campioncino, va in profumeria, me li regalano, insomma, non... La crema per le mani, Gerards, ce l'ho là. La crema per le mani Gerards è una crema idratante. Questo sì, però non mi piace la profumazione, non mi piace la texture. Non la boccio, però su di me non fa presa. I trucchi della Nayo Leari sono belli, l'ombretto soprattutto è bello. L'ho messo a Capodanno, mi sono truccata alle 3 alle 4 del pomeriggio, perché poi devo andare in un locale presso, bla bla. Sono andata a letto alle 7 di mattina, 7, 7 e mezza, era perfetto, era ancora perfetto. A Capodanno ho ballato, ho sudato, non avevo niente, era perfetto come trucco. Ho fatto uno smoky, argento e nero. Meraviglioso, meraviglioso. Il lucida labbra mi piace molto, ma ancora non ho avuto, perché ho un po' paura che quel rosso, cioè, mi vada via e mi rimanga solo io detesto, a me i trucchi mi rimangono sempre tantissimo, i trucchi, i rossetti. E detesto quando ho solo, soprattutto del rosso, quando ho solo il bordo, per cui dovrei provarlo prima qualche ora in casa. E lo smalto rosso, devo dire, l'ho messo sui piedi, sulle unghie dei piedi, ed è molto, è un buono smalto, insomma, ha una buona durata. Ho messo solo una passata, ma sulle unghie dei piedi, insomma, in inverno ha fatto il suo. La cremina, invece, io praticamente l'ho usata solo una sera e poi l'ho passata a mia mamma, perché comunque era una crema abbastanza, per una pelle matura, molto matura, e per cui non l'ho usata. Lei l'ha finita, penso che le sia piaciuta. Ha buttato via ovviamente il campioncino, la scatolina vuota, perché cioè non è che le è venuto in mente, deve fare il video. No, piglia, butta, l'ha finita, per cui io penso che le sia piaciuta. Invece, per quanto riguarda la Glossy Box di novembre o inizio dicembre, adesso non mi ricordo, il Caloderma. La crema mani, io ho ricomprato il tubetto grande, ho comprato il tubetto tondo, crema mani, e adesso ho comprato anche il bagno schiuma. E se avete una pelle secca, io ve lo consiglio, perché a parte che 750 ml al supermercato l'avrò pagato 3,50 euro forse, per cui insomma è buono secondo me. C'è un sacco di prodotto ed è un prodotto veramente valido. Ok? Va buono, io ho finito, non so quanto sia durato il video perché non mi dai i minuti. Vi saluto, se trovo, santo cielo, ecco. No, perché ho anche il telecomandino. Vabbè, ok, ciao ciao, spero di non essere stata troppo negativa. E buon San Valentino, tutti i cuori qua, ciao. Piccolo aggiornamento sul foglio qua, che si trova in fondo alla scatola, ho visto che cos'altro si riceveva, cioè nelle altre glossy box. Allora, due lacche cielo alto c'erano, uno spray testurizzante al sale marino di Toni & Guy,
Shodea per l'avviso anti-age, Spa Suisse Day Cream, che è quella che ho io, Spa Suisse Supreme Cream, che sarà forse per peli più mature, non lo so, un gel doccia sensoriale di Lierac, la crema corpo Chloé, BM Beauty Blush, un fard, una palette di Becca, Prairie Moon. Questo è un po' cacchio. Anche se il primo ingrediente è petrolatum. Però questa mi sarebbe un po' più piaciuta della cremetta, vabbè. Della crema corpo o del campioncino, però vabbè. Eufidra ombretto compatto, Eufidra eyeliner waterproof e io ho il Glossy Book Lipstick, che però in realtà, ripeto, è un colore molto neutro, mi piace. Almeno a questa luce vedo. Eufidra Lip Art, che credo che sia una matita. Fix and Rouge Balm, che tra l'altro è veramente tutto naturale perché Helianthus non so che pianta sia. Poi c'è il Butyrospermum, che è olio di ricino, sono andata a vedere. Parkifruit Butter, che è un burro di qualcosa, ceralba, menta piperita, le foglie, l'olio delle foglie della menta piperita, malaleuca, limonene, scusate, linalool organically produced, quindi è prodotto, vabbè, non so, Dermalogica Renewal Lip Complex. Vabbè, questo è ricostituente labbra, diciamo. E Gerards Nail Color, lo smalto. Vabbè, insomma, sono contentissima. No, sono contenta, dai, va bene. Questa magari, ecco, non, perché ho la pelle troppo secca, però la provo, mica che non la provo, anche perché sennò tanto rimangono lì e poi vanno male, bla bla. E no, proverò tutto, poi vi dirò, ok? Ciao.